Bella stagione uguale cinema all'aperto. Non poteva quindi mancare anche quest'anno, per i suoi 25 anni, l'Isola del Cinema, che nella suggestiva location dell'Isola Tiberina porterà il meglio del grande schermo, italiano ed internazionale, dal 13 giugno al 1 settembre, per oltre 80 serate di grande cultura, che faranno il punto sui tre macrotemi centro di questa edizione: l'innovazione, l'ambiente e il turismo. Un'edizione molto molto speciale, con una serie di eventi che appunto vanno dal cinema fino alla cultura, per passare attraverso il turismo, l'ambiente, la storia e l'innovazione. Ci sarà un villaggio dove è possibile conoscere la realtà immersiva, il VR, il gaming. La sezione internazionale Isola Mondo è proprio un simbolo di accoglienza dell'Isola del Cinema. Quest'anno sono 9 i paesi, è una mostra. C'è chi porta la musica, c'è chi porta la gastronomia e sempre ovviamente ci sono i film. Film che spesso sono in anteprima, film che quest'anno siamo fieri di poter dire che sono quasi tutti offerti gratuitamente, grazie alla collaborazione con le ambasciate, gli istituti di cultura, alcuni altri festival. Rifletteremo e mostreremo quali sono effettivamente i marker che da un punto di vista reale, scientifico, concreto, fuori da ogni dubbio, possono sancire questa trasformazione, questo cambio di epoca. È un'occasione importante anche per ricondurre l'agorà, è una piccola agorà, no? Nel senso che è un luogo di incontro e di scambio di idee, non soltanto di visione, di sedersi e vedersi un film, ma poi di chiacchierare, di farsi venire magari delle idee, pure io magari dovrei avere più idee che in questo momento non ho. Meglio mangiarsi una buona idea che un cattivo panino. Momento imperdibile per gli appassionati della settima arte, l'Isola degli Amanti del Cinema promette di accontentare tutti, anche i turisti che quest'anno, grazie al megaschermo rivolto verso il Lungotevere, potranno godere di uno spettacolo unico e completamente gratuito.